Rieccoci qui, ragazzi. Dove ci siamo lasciati l'altra volta, ci ritroviamo. Abbiamo parlato l'ultima volta di un gruppo particolare di invertebrati, che sono, abbiamo detto, i molluschi. Molluschi che sono divisi in tre gruppi: gasteropodi, bivalvi e cefalopodi. Ai gasteropodi appartengono le lumache, il lumache lunare, gli limacci, via dicendo. Ai bivalvi, cozze, vongole, cannolicchi. Mentre i cefalopodi, polpi, seppie, calamari e via dicendo. Sono tre ordini molto diversi fra di loro, perché hanno una complessità molto molto diversa. Soprattutto i cefalopodi abbiamo detto essere molto molto evoluti, hanno degli occhi che sono simili a quelli dei vertebrati, hanno un'intelligenza molto marcata e la capacità di confondersi col territorio circostante, quindi l'abilità di camuffarsi. Come i camaleonti, ma anche meglio rispetto ai camaleonti, hanno queste doti mimetiche molto molto sviluppate. In più sono dotati di una sacca che contiene un inchiostro nero che serve a questi animali per proteggersi. Quando vengono attaccati, provocano autonomamente la fuoriuscita di questo inchiostro, che diventa una nube dentro l'acqua, perché sono animali tutti quanti acquatici. Dicevo, provocano una nube dentro l'acqua che confonde il predatore e che consente a loro di fuggire. Oggi però parleremo dei due gruppi mancanti, dei due ordini mancanti, ovvero gli artropodi e di tutti quelli che sono appartenenti a stelle marine e affini. Per quanto riguarda gli artropodi, stiamo parlando di un gruppo gigantesco. L'abbiamo già visto, questo gruppo è il gruppo a cui appartiene la stragrande maggioranza degli esseri viventi sulla Terra. Il numero di specie di cui fanno parte appunto questi tipi di invertebrati, gli artropodi in genere, sono numerosissime. Stiamo parlando di milioni di specie che se ne scoprono costantemente tutti i giorni. Quindi la stragrande maggioranza degli esseri viventi sulla Terra è formata da artropodi. Gli artropodi possono essere divisi in quattro gruppi: millepiedi o miriapodi, i ragni, gli scorpioni, detti tutti insieme con le zecche aracnidi, gli insetti o esapodi e poi i crostacei. Ci sono delle caratteristiche che questi artropodi hanno in comune: la presenza di zampe articolati, perché il termine artropodo significa proprio, artropode significa proprio piedi articolati, da artron articolazione, podes piedi. Il corpo di tutti gli artropodi è protetto da un esoscheletro fatto da una proteina che si chiama chitina, che viene secreta dall'animale stesso e che costituisce la protezione esterna. Impedisce ovviamente le aggressioni da parte degli altri esseri viventi, ma consente anche all'animale di muoversi, perché all'esoscheletro si attaccano i muscoli, ma le parti dell'esoscheletro sono separate fra di loro come una vera e propria corazza, come un'armatura. Il problema è che l'animale cresce e quindi che cosa succede? Succede che durante la crescita l'animale si liberi della corazza quando diventa troppo piccola e faccia quella che si chiama muta, cioè un periodo di tempo in cui lui si libera della corazza di chitina vecchia, dell'esoscheletro vecchio di chitina e forma una corazza più grande e nuova, che poi pian piano si indurisce, determinando una variazione di dimensioni dell'animale. Tutti gli artropodi sono fatti da segmenti. I segmenti possono essere molto variabili fra di loro, perché gli aracnidi e i crostacei, per esempio, ne possiedono solo due di segmenti, che si chiamano cefalotorace e addome. Gli insetti ne possiedono tre. I miriapodi, come i centopiedi e i millepiedi, ne possiedono tantissimi di questi segmenti. Andiamole a vedere uno per uno. I miriapodi, a cui appartengono, come detto, millepiedi e centopiedi, sono praticamente tutti quanti o quasi tutti terrestri. Hanno la caratteristica di possedere un tronco e un capo. Sul capo sono presenti delle antenne che servono a relazionarsi col mondo esterno. Queste antenne sono presenti anche in molti insetti. Sono tutti carnivori e si nutrono in stragrande maggioranza di insetti. A parte le scolopendre giganti, come vedete qui,
australiane che si nutrono anche di piccoli anfibi o anche di piccoli animali come topi e animali del genere. I crostacei sono praticamente quasi tutti acquatici, tranne per un crostaceo molto comune dalle nostre parti, il cosiddetto porcellino di terra o porcellino di Sant'Antonio, che spesso si trova nei nostri terreni e che quando viene attaccato crea una pallina, quindi tutte le sue parti, tutti quanti i suoi segmenti, che vengono chiamati anche metameri, si chiudono su se stesso in maniera tale da creare una barriera contro gli avversari, contro i nemici. I crostacei, quelli almeno marini, possiedono come i miriapodi due antenne, in alcuni casi sono molto sviluppate, possiedono un cefalotorace che è costituito dal torace e dalla testa dell'animale, su cui ci sono degli occhi che cominciano ad essere più complessi rispetto a quelli dei invertebrati precedenti, eccezione fatta per i molluschi cefalopodi, e un addome. Hanno un numero variabile di zampe, sono 10, 12, 14 a seconda del tipo di crostaceo, e in molti casi possiedono delle chele. Chele che servono a loro, che sono quasi tutti carnivori, per attaccare gli altri organismi di cui si nutrono, ma anche per difendersi dai predatori. Quello che avete visto prima non è. Lì sotto c'è scritto astici, c'era scritto, ma in realtà quella è un'aragosta. L'astice ha delle chele molto grandi, l'aragosta le chele non ce l'ha. Veniamo a un altro grandissimo gruppo, che è quello degli aracnidi. Ah, gli aracnidi appartengono scorpioni, appartengono i ragni, ma appartengono anche le zecche e gli acari. Questi sono praticamente tutti terrestri. Sono dotati di 8 zampe, quindi 4 paia di zampe. Anche loro hanno un cefalotorace e un addome. In molti casi possiedono le chele anche loro. Gli scorpioni hanno al termine dell'addome un aculeo velenoso che usano per uccidere le prede di cui si nutrono. Ci sono scorpioni anche in Italia. Sono quasi del tutto innocui per noi esseri umani. La loro puntura è quasi equivalente a quella di una vespa, quindi non sono così velenosi. E per gli scorpioni, piccola curiosità, vale una regola: più le chele sono piccole, più lo scorpione è velenoso, perché per uccidere usa soprattutto l'aculeo. Più le chele sono grandi rispetto al corpo, meno è velenoso. Come vedete, le chele qui sono molto piccole, questo è uno scorpione decisamente velenoso. A proposito di veleni, l'altro gruppo, come detto, è quello degli aracnidi. Gli aracnidi, cioè i ragni, che sono dotati anche loro di 8 zampe, possiedono un addome e un cefalotorace anche loro. Alla fine dell'addome non hanno il veleno, ma hanno delle ghiandole che producono dei tesserigene che producono la tela per costruire le tele che a loro servono per imbrigliare le prede di cui si nutrono. Possiedono un veleno che però invece di trovarsi sulla coda si trova invece qui nella parte della bocca. I ragni iniettano il veleno con questi che si chiamano cheliceri, mordono la preda e iniettano dentro di lei il veleno. In Italia non ci sono ragni così velenosi da procurare danni seri agli esseri umani, tranne un'unica eccezione, che è la malmignatta, che è una parente di questa vedova nera, che invece è un animale che da noi non c'è, una parente stretta, che ha una puntura molto pericolosa, soprattutto per le persone che sono allergiche alla puntura degli insetti. In quei casi si rischia lo shock anafilattico. In tutti gli altri è una puntura molto dolorosa, come quella di un calabrone, però non arriva a uccidere le persone. Piccola curiosità anche per i ragni. I ragni che cosa fanno? Costruiscono prima la tela radiale e poi tutte quelle concentriche. C'è una particolarità. Le tele radiali non sono appiccicose e quindi vengono sfruttate dal ragno per poter camminare sopra alla tela e non appiccicarsi. Sono appiccicose solamente quelle concentriche. Quindi un ragno, quando si muove sopra la sua tela, sa benissimo dove mettere i piedi, o meglio le zampe, per evitare di essere imbrigliato nella sua stessa tela. Quest'altro animale che si vede al microscopio è un acaro. Gli acari vivono con noi costantemente perché si trovano anche sulla nostra pelle, nei nostri letti, via dicendo. Infatti loro si nutrono soprattutto
pelle morta, fondamentalmente. In linea di massima non sono animali molto fastidiosi, tranne per chi è allergico a questi animali, quindi risultano problematici dal punto di vista respiratorio e dal punto di vista delle allergie. Qui vedete ingrandita una zecca. Le zecche sono aracnidi parassiti, quindi si nutrono del sangue delle proprie vittime, passano, possono essere, rimanere anche per mesi senza nutrirsi, vivono su attaccati ai filamenti d'erba. Quando percepiscono il calore di un animale, soprattutto cani e pecore, ma anche gatti o esseri umani in casi in cui non trovino altro, dicevo, quando percepiscono il calore di questi altri animali, si staccano e si attaccano mordendo l'ospite, incominciando a nutrirsi del proprio sangue, il loro addome cresce a dismisura proprio perché deve contenere tutto il sangue prelevato. Il fatto di togliere il sangue a un altro essere vivente non è così problematico, il problema vero è legato al fatto che loro trasmettano delle malattie con il loro morso, come la rickettsiosi, per esempio, che sono molto pericolose per gli esseri umani, ma anche per i cani. Quindi il pericolo vero non sta nel fatto che loro togliano il sangue, quanto nei batteri che vivono nella loro bocca e che possono portare appunto altre malattie. Il penultimo gruppo di cui parliamo è quello degli insetti. Gli insetti sono divisi, invece che in due parti, come per gli aracnidi, in tre parti: capo, torace e addome. Sul torace sono presenti le zampe, sul capo sono presenti le antenne e l'apparato boccale. Gli occhi sono in quasi in tutti gli insetti occhi composti, cioè sono fatti da tantissimi occhi semplici. Ogni occhio semplice vede un'immagine e quindi il cervello del nostro insetto è in grado di rielaborare, di riunire nella loro testa, nel loro cervello, tutta questa serie di immagini provenienti da ogni occhio singolo. Alle volte gli occhi singoli possono arrivare anche a 30.000 occhi singoli che creano l'occhio composto, come nel caso delle libellule. Che cos'hanno loro? Hanno anche sull'addome quelli che si chiamano stigmi, in cui emergono le trachee. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, che servono agli invertebrati come loro per respirare. Gli insetti sono caratteristici perché hanno una doppia vita, una vita da larve e una vita da adulti. La vita da larve in genere dura molto di più di quella da adulti. Durante la vita da larve loro soprattutto si nutrono, crescono, mangiano, in attesa della trasformazione, della metamorfosi in adulto. Qui vedete la fuoriuscita da appunto nelle ultime fasi della metamorfosi di una farfalla monarca da quella che era una crisalide. Tutti gli insetti arrivano a questa trasformazione. Alcuni di loro hanno una trasformazione che è larva, pupa, crisalide e poi insetto adulto. In altri casi si ha quella che si chiama ninfa e poi insetto adulto, come per esempio succede per le cavallette o i grilli. Ci sono alcuni insetti che addirittura da adulti non si nutrono mai, come per esempio le effimere. Le effimere si chiamano in questo modo proprio perché la loro vita è brevissima, non hanno neanche un apparato boccale, perché il compito dell'adulto è esclusivamente quello di accoppiarsi e deporre le uova. Come vedete, è una vita molto strana, una vita di questo tipo è anche quella delle cicale. Le cicale passano tantissimi anni all'interno del terreno, da larve, quando poi si trasformano in insetti adulti, vivono un paio di mesi, si accoppiano, si riproducono e poi muoiono. L'ultimo grande gruppo di cui parlerò velocemente è quello degli echinodermi. Gli echinodermi, a cui appartengono i ricci di mare, ma anche le stelle marine, hanno la particolarità di avere non più un vero e proprio esoscheletro, ma avere il corpo ricoperto da una specie di corazza fatta a piastre. Questa corazza fatta a piastre rende rigido l'animale e impedisce agli altri di mangiarselo. Dentro al loro corpo passano, attraverso dei tubi radiali, un liquido. Questo liquido che cosa fa? Spinge i muscoli, li contrae e li rilassa in maniera tale che questi animali possano muoversi. Hanno la particolarità di avere l'apparato boccale sotto all'animale, mentre l'ano è sopra l'animale, quindi sotto c'è una bocca. Questa bocca che cosa fa? Quando si nutre di un altro essere vivente, si allarga talmente tanto da diventare addirittura da far uscire parte dello stomaco per inglobare la propria preda. Una volta fatto, la parte di stomaco rientra dentro.
E con questo abbiamo concluso.